Ciao amici di OlimpiaTube, torniamo per questa nuova settimana a commentare, per fortuna, come di consueto in questo 2021, una vittoria dell'Olimpia Milano, 77-82 il successo ottenuto al Palaverde di Treviso contro la De Longhi, un'altra partita di campionato in cui l'Olimpia ha giocato al gatto col topo, in cui l'Olimpia ha rincorso in certi momenti della gara anche l'avversario, seppur non di altissimo lignaggio, ma un'altra partita in cui l'Olimpia poi nei minuti finali ha chiuso la Claire e ha risolto ogni problema. In questo caso 16-4 di parziale negli ultimi 5 minuti di partita, e quel 73-68 che sembrava far paura nel momento in cui la De Longhi lo aveva realizzato è diventato appunto il 77-82 che ha concesso il 15° successo in campionato per l'Olimpia Milano, che dunque riesce a trovare delle energie nascoste anche giocando ogni 48-72 ore, magari anche un po' dosandole come sta succedendo nelle ultime gare di campionato. Chi non sta dosando le energie, perché probabilmente le ha davvero che sprizzano da tutti i pori, e Zach Lidey, decisamente l'MVP della gara contro Treviso, decisamente l'MVP delle ultime settimane di questa Olimpia Milano. Il suo perfect game del Palaverde è strepitoso: 8 su 8 da 2, 1 su 1 da 3, 5 su 5 ai liberi, 7 rimbalzi, 2 stoppate, 33 di valutazione in soli 27 minuti. Davvero non si può chiedere di più a questo numero 2 biancorosso che l'Olimpia ha pescato dallo Zalgiris dopo un paio di stagioni di Eurolega, la prima anche con l'Olympiakos, e davvero sta facendo mirabili. Ed è lui il giocatore di cui andiamo a parlare nel nostro sguardo tattico di OlimpiaTube, perché è un giocatore che davvero dà mille dimensioni al numero 4 dell'Olimpia, all'ala forte dell'Olimpia. Può essere utilizzato in tutte le zone del campo offensivamente parlando, e lo ha dimostrato a Treviso con questi canestri che sono arrivati praticamente da ogni dove. Con i nostri classici fotogrammi andiamo a vedere proprio da dove sono arrivati i suoi 9 canestri dal campo. Anche in questo caso, come nello scorso OlimpiaTube, sono 3 gli ambiti dove Zach Lidey va specializzandosi, al di là del tiro da 3 che poi comunque sta tirando con grandi percentuali. Lo vediamo in questo fotogramma, il tiro da 3 dall'angolo, 55% addirittura in Eurolega e 46% in campionato, quindi davvero percentuali altissime. Iniziamo con questi primi 2 fotogrammi, ossia quelli del jump, del tiretto dal cuore dell'area. Primo fotogramma nel primo quarto, un canestro praticamente dalla linea di tiro libero, stiamo vedendo quando sta per ricevere il pallone, mentre nel secondo fotogramma un bel canestro a una mano, peraltro un'altra sua caratteristica, nel cuore dell'area, fu quello tra l'altro realizzato nel parziale finale che ha dato la vittoria all'Olimpia Milano. Poi ci sono state tantissime schiacciate, per l'esattezza sono state ben 4 le schiacciate di Zach Lidey, che le ha fatte in tutti i modi, in contropiede, a difesa schierata, in terzo tempo, rollando dalla pick and roll, quindi davvero molto bravo. E da questa cosa vi voglio far notare la cattiveria con la quale Lidey va a canestro, cattiveria agonistica che ovviamente viene sempre ben ripagata. L'altra qualità particolare è quella appunto di non essere un giocatore facilmente scautizzabile, perché si sa aprire per il tiro dalla media o da fuori, come sa anche fare un roll davvero profondo. E in questo caso andiamo a vedere questi ultimi 2 fotogrammi. Il primo sul finire del primo tempo con l'assist del Chacho Rodriguez, vedete che apre praticamente una voragine in mezzo all'area, e lo stesso riesce ad andare a fare poi nell'ultimo quarto di gioco. In questo caso è Cinciarini che va a servire Lidey, e anche lì praticamente con una voragine a realizzare un canestro importante.
24 punti, una prestazione davvero super, una stagione in questo momento davvero super per quella che ormai non è più la sorpresa del mercato dell'Olimpia, ma è davvero una solidissima realtà. E dobbiamo dire, cercando di mantenere ancora il segreto e soprattutto cercando di stimolare la curiosità, chissà davvero cosa ci sarà in quel mitico zainetto che ogni partita Zach Lidey porta in panchina. Probabilmente lì ci potrebbe essere il segreto di una stagione speciale. Poi lo dovete vedere, abbiamo la fortuna di poter andare al forum nelle gare casalinghe e vederlo dalla tribuna stampa davvero a due passi. Gli piace giocare, ha sempre il sorriso sulle labbra e poi è davvero un uomo squadra, anche quando è in panchina è sempre in piedi, è sempre pronto a sostenere i compagni, ha sempre una buona parola per tutti. E con un'altra delle sue coperte di Linus, la sua bicicletta, la sua cyclette con la quale si tiene caldo nei momenti in cui è a riposare in panchina, perché seduto non lo possiamo dire in questo caso, al suo proverbiale Let's Go Red che sostiene i compagni praticamente per tutto il tempo in cui sta a guardare fuori dal rettangolo di gioco. Parla sempre di continuo, ma sempre in modo positivo. Ed è per questo che Zach Lidey sta diventando anche all'interno della squadra davvero un punto importante di riferimento. E a proposito di persone speciali, a una persona di questo tipo dedichiamo il nostro Olimpiapedia. È il 25 gennaio, è un compleanno importante di un uomo biancorosso. Lo scoprirete con me tra poco. Se vi è piaciuto questo video potete mettere il like o iscrivervi al canale YouTube. Ciao e vi ricordo l'appuntamento martedì 20:45 al forum di Assago per la gara con l'Olympiacos Pireo. Si parla di nuovo di Eurolega. E un altro lunedì da compleanno, 25 gennaio 1958, nasce a Spresiano Roberto Premier. Diventerà negli anni 80 uno dei simboli della storia della mitica banda Bassotti, della storia della mitica Olimpia Milano che dominava in lungo e largo l'Italia e l'Europa. Giocatore con una caratteristica fondamentale, quella del tiro dall'arco, un bomber solido, un giocatore ruspante, uno di quelli che davvero non si tirava mai indietro. Con l'Olimpia ha vinto 5 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, una Coppa Intercontinentale, una Coppa Korać e 2 Coppa Italia. Un palmarès davvero incredibile per aver vissuto tutti quei magici anni 80 in biancorosso, arrivando all'allora Billy nel 1981, tra l'altro poi insieme a Dino Meneghin. Una storia speciale la sua, 300 partite oltre in maglia Olimpia, 16 punti a partita, un carattere davvero da ricordare, perché è stato uno di quei giocatori che ha fatto la differenza in quel periodo magico con Dan Peterson sulla panchina. La sua epopea in biancorosso finì nella stagione 1988-89 con quel mitico scudetto indimenticabile a Livorno in quella gara 5, poi il passaggio a Roma, tra l'altro anche con la nazionale 80 presenze, tanti bei ricordi, le Olimpiadi a Los Angeles, il bronzo agli Europei di Stoccarda, l'argento agli Europei di Roma del 1991, davvero indimenticabile. Roberto Premier, tanti auguri, di buon compleanno!